Perché crediamo nei fantasmi? Perché spesso vediamo cose che agli altri sembrano folli? Un giorno mi sono svegliato nella mia stanza, erano le 3 di notte. Mi sono guardato intorno spaventato. La mia ragazza era accanto a me, ma dormiva profondamente. C'era una sedia da ufficio girevole davanti al mio letto. Sembrava stesse ruotando, il cuore mi batteva forte. C'era qualcuno. Qualcuno era seduto, ne vedevo un'ombra, ma non capivo se aveva un volto o meno. Ero spaventato come non mai, ma prima che potesse voltarsi del tutto, accesi le luci. Non c'era più nessuno. Questa piccola storia è tratta da una situazione vera che ho vissuto. In realtà non sono sicuro la sedia si stesse girando. Non sono sicuro ci fosse qualcuno. Non sono sicuro di niente. Ma so di essermi svegliato alle 3 di notte senza alcun motivo. E non sono più riuscito a dormire quel giorno. Non importa cosa diciate ai vostri amici. Io credo nei fantasmi, io non ci credo. Almeno una volta nella vita sono sicuro vi siate svegliati a notte fonda senza alcun motivo e sono sicuro anche vi siate spaventati come non mai. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in un nuovo video speciale di quelli sui fantasmi come piacciono a me. Prima di cominciare vi dico subito che le foto che vedremo oggi non sono state scattate da me, ovviamente, e non sono qua a dirvi se siano vere o meno. Voglio solo condividere con voi ciò che trovo sul web e avere un'opinione. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedoreiati, partiamo. Pub misteriosi. Andiamo in Inghilterra, precisamente a Bolton, per fare un giro alla Ye Olde Man and Sighty, un pub costruito forse nel 1200, dico forse perché la sua storia è qualcosa di veramente strana dalle parti. Il proprietario dice che c'è stata una successione dopo l'altra, è un'attività di famiglia che si tramanda da così tanto che nemmeno lui ha la minima idea di quando sia iniziata. E non finisce qua, è famosissima nella zona per le varie attività paranormali. Si dice che agli inizi, quindi prima ancora del 1200, il luogo fosse usato da dei ragazzini per fare strani riti, in cui spesso sparivano persone. Famiglie perdevano i loro figli e non sapevano nemmeno per quale motivo. Questo è solo l'inizio. Andando avanti negli anni, le storie si sono gonfiate moltissimo, arrivando a dire che gli spiriti di quei ragazzini fossero ancora lì, in sospeso, in cerca di qualcosa o qualcuno. Forse volevano vendetta. Tra le foto più famose abbiamo questa. È uno screenshot da un vecchio filmato di sicurezza interno al pub. Era una notte piovosa. Non sembrava esserci nulla di strano durante la giornata, ma quando la mattina dopo hanno guardato i video sono rimasti scioccati. Brown Lady. Questa è forse una delle foto più conosciute riguardo la presenza di fantasmi. Siamo a Norfolk, in Norwich, una contea dell'Inghilterra orientale. Qua i casi di presenze non sono pochi, ma il più famoso in assoluto che poi ha fatto il giro del mondo è proprio questo, la Brown Lady di Rainham Hall. Quest'ultimo è il nome di una villa del 1600. All'epoca molto all'avanguardia e diversa dalle altre. In più, moltissime figure importanti ci abitavano, ma non per questo è famosa. Bensì per via del fantasma che si manifesta da ormai 200 anni, cioè quello di Lady Dorothy Walpole. Suo padre era un famoso politico, si sposò con un certo Charles Townshend, un altro uomo molto ricco e affascinante, ma con un brutto carattere. La storia di Dorothy era molto contorta. Suo padre odiava Charles e per questo all'inizio non poté sposarlo. E lei, per ripicca, si rifugiò tra le braccia di nascosto di un altro uomo, di nome Wharton. Quest'ultimo era un buono a nulla e le aveva rubato sia il cuore che parte dei soldi. Dopo questo evento, Charles Townshend tornò e stavolta la sposò, sfidando la famiglia della donna. Ma ahimè, oltre che follemente innamorato, era anche pazzamente geloso. Sentì casualmente la servitù parlare della vecchia storia di Dorothy e Wharton. Arrabbiato come non mai, l'uomo fece una pazzia. La rinchiuse per 10 anni nelle sue stanze senza mai farla uscire di casa. 10 anni in cui non vide nemmeno i suoi figli. Secondo la storia ufficiale morì lì dentro per via del vaiolo che nel 700 era molto diffuso. Ma secondo i discendenti delle persone che hanno lavorato lì, la donna era impazzita completamente. Non poter vedere i suoi figli l'aveva resa instabile. Aveva provato più volte a fare cose avventate senza successo. Quando alla fine tutto si concluse, il marito stesso non ce la faceva più e le aveva tolto la vita. Da allora tutte le famiglie che hanno abitato lì dichiararono di aver visto Dorothy con un vestito marrone a girarsi per la casa. Nel 1926 una rivista chiamata Country Life pubblicò questa foto scattata da Indri Shira. Quindi eccovi la fatidica domanda, passereste mai una notte in questa villa per 1 milione di euro ora che ne conoscete la storia?
ospite indesiderato. Rimaniamo ancora in tema foto importanti. Molte sono quelle senza spiegazioni che durante gli anni hanno continuato a spaventare la società. Alcune addirittura sono state fonte di scandali e follia generale. Tante persone dicono di essere anche cambiate profondamente dopo aver avuto contatti ravvicinati. Sarà vero? Non importa in realtà. Qualcosa di paranormale succede sempre. Ripeto, che ci crediate o meno, almeno una volta nella vita vi siete sicuramente spaventati per certe cose. Come la famiglia Cooper. Nel 1950 in Texas avevano comprato una bellissima casa. Il padre dei due bambini in foto stava scattando la foto alla moglie e sua sorella che avrebbe abitato con loro. Stranamente però, una figura misteriosa era apparsa dopo lo sviluppo. Alcuni racconti dicono che in realtà un corpo sia caduto veramente dal soffitto spaventando tutti. Un corpo senza vita. Ma come mai il volto è oscurato? Come mai durante lo scatto sembra appeso al soffitto più che in caduta libera? Qualcosa non quadrava. I Cooper poco tempo dopo vendettero la casa e di loro non si seppe più niente. Venne tutto demolito e oggi è una zona vuota. Non c'è nulla. Corrobori Rock. Nel 1959 un reverendo di nome R.S. Blance era in visita a Corrobory Rock, ad Alice Springs, in Australia. Aveva fotografato tutta l'area per avere dei ricordi da mostrare alla sua famiglia. La cosa che non si aspettava però era di trovare questa ragazza. Sembrava quasi sul punto di scattare una foto anche lei, con le mani vicino al volto. Lui però non aveva sentito nessuno in zona. Era in una parte abbastanza isolata. È sempre stato un amante delle escursioni solitarie. L'area si trova a 34 km ad est di Alice Springs ed è conosciuta dagli aborigeni australiani come luogo sacro e spirituale. Veniva usato per compiere anche atti malefici. Si dice gli uomini chiedessero aiuto agli spiriti per avere fortuna nella vita. Alcuni però invece della fortuna ottenevano l'opposto, cioè miseria per tutta la vita. Questa ragazza era una di quelle persone sventurate per caso? Ospedali. Negli ospedali alcuni dicono di aver visto ogni genere di cosa, da fantasmi a demoni. Questi ultimi per anni sono stati considerati la parte malvagia del mondo e per anni hanno tolto vite senza che ce ne accorgessimo. Sarà vero. Comunque sia, un'infermiera durante il suo turno era riuscita a vedere una cosa sconcertante dalle telecamere di sicurezza. Una figura misteriosa che camminava sopra il lettino di un suo paziente. Questo paziente era un malato terminale e a quanto pare aveva i giorni contati. La mattina dopo, in effetti, perse la vita. Qualcuno era venuto a prendersi la sua. Non era la prima volta che alcune infermiere dicono di aver avuto a che fare con strani fenomeni, sia di notte che di giorno. Specchietto. Gli avvistamenti in macchina non sono pochi. Moltissimi dicono che durante la guida notturna in solitaria in strade vuote sentono sempre qualcuno o qualcosa dietro di loro o di fianco. Nelle Filippine la gente è molto superstiziosa, anzi tante famiglie hanno dei riti con cui scacciare gli spiriti. Più che altro famiglie legate al passato. Credono fermamente che questo mondo non sia abitato soltanto da esseri in carne e ossa e che gli animali prima di chiunque altro possano sentire le presenze. In questo caso una signora molti anni fa aveva lasciato la sua macchina parcheggiata per poi andare in un negozio. Temendo di dimenticarsi dove l'aveva parcheggiata, scattò una foto al veicolo, solo che dopo averla vista era rimasta senza parole. Pubblicò la sua storia su Facebook per chiedere a tutti chi fosse quella ragazza nello specchietto. Luci di Hesdalen. Sono un fenomeno luminoso ricorrente nella valle di Hesdalen, in Norvegia. Sono conosciute da tutto il mondo e le foto in giro non sono fake. Alcuni all'inizio pensavano di avere a che fare con degli spiriti, ma piano piano gli ufologi più famosi sono intervenuti, spiegando che invece potrebbero essere oggetti volanti non identificati. Sono state osservate per la prima volta nel 1930. Da allora almeno una volta al mese si presentano la notte. Con un'eccezione fatta tra il 1981 e l'84, dove venivano avvistate per ben 15, massimo 20 volte a settimana. Sono stati aperti interi laboratori di ricerca scientifica per poterne individuare la fonte, perché ogni persona che riusciva a vederla rimaneva senza parole e per qualche minuto completamente ferma, ad occhi aperti. Sfortunatamente non si sa nulla nemmeno nel 2020. Non si sa nemmeno di che cosa siano fatte quelle luci. Non si riescono a rilevare componenti chimici o qualunque altra cosa da cui possano essere composte. Con questo concludiamo. Spero il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.